cani antidroga e guardia di finanza nella scuola media di Aquino, ma solo per una lezione di legalità. Ad organizzare l'appuntamento ci ha pensato l'associazione Mensana in collaborazione con il Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali. In tutto le lezioni sono state 5 ed hanno coinvolto i ragazzi delle scuole di Pontecorvo, Castrocelo, Aquino, Piedimonte San Germano e Roccasecca. L'obiettivo dell'incontro è quello di far conoscere alle nuove generazioni tutti i pericoli relativi alla droga. È stata una cosa inaspettata, naturalmente l'abbiamo accettata con grande interesse perché voi sapete che la cultura non è quella dei libri, ma è l'esperienza che si vede dalle cose della vita e soprattutto da quelle che sono le esperienze vissute nei vari ambiti della società. I finanzieri del nucleo di Formia, assieme a Wanda e Ovar, due pastori tedeschi, hanno ottenuto due dimostrazioni pratiche. Oggi impieghiamo i nostri due cani, ognuno è responsabile di un cane, e simuleremo due dimostrazioni, un controllo in un'autovettura con ricerca sempre di sostanza stupefacente e un controllo sulle persone dove poi introdurremo un docente come figurante che porterà a seguito della pseudosostanza e vedremo il cane come la segnalerà. Lo spaccio di droga nelle scuole è un fenomeno sempre più dilagante. Purtroppo anche le fasce d'età si stanno abbassando parecchio per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e di conseguenza cerchiamo di prevenire questo aspetto proprio lavorando nei pressi di istituti scolastici o nei punti di aggregazione più comuni. Il cane e il suo conduttore formano l'unità cinofila, un binomio fondato su un legame molto stretto tra i due. L'unità cinofila significa un'unica cosa, quindi ci deve essere innanzitutto una simbiosi tra il conduttore e il cane perché si possano ottenere poi i migliori risultati. Diciamo che il cane in fase appena cucciolo ti viene assegnato il cane che forse è più idoneo al tuo carattere, ecco, quindi ci deve essere questa affinità. In base alla scelta che viene fatta presso l'addestramento ti viene dato il cane più idoneo e poi si cresce insieme, ecco, nell'addestrarlo e nel crescerlo proprio nell'ambiente esterno.